Gentili signori, e in un certo qual modo, gentili signori, è stato proposto a mia moglie che io tenessi qui una conferenza popolare a scopo benefico. Che fare? Una conferenza? E conferenza sia, la cosa mi è del tutto indifferente. Io non sono certo un professore, anzi, sono estraneo alle gerarchie accademiche. Ma ciò nonostante, già da 30 anni, senza interruzione, dirò addirittura a danno della mia propria salute e tutto il resto, mi dedico comunque a problemi di carattere scientifico. Ragiono e scrivo persino, pensate un po', articoli scientifici, vale a dire, non esattamente scientifici, ma se mi scuseranno l'espressione, proprio come se fossero tali. A tal proposito, in questi giorni ho redatto un articolo di enormi proporzioni dal titolo «Del danno provocato da alcuni insetti». Alle mie figlie è piaciuto molto, in particolare dove dico degli cimici, beh, io l'ho letto e subito stracciato. Comunque, è del tutto indifferente, scrivi ciò che vuoi, ma senza l'insetticida il problema non si risolve. Noi le cimici le abbiamo persino nel pianoforte. Come argomento della mia conferenza odierna ho scelto, per così dire, sì, il danno che arreca all'umanità l'uso del tabacco. Sono fumatore anch'io, ma mia moglie mi ha ordinato di parlare oggi della nefasta influenza del tabacco e quindi la cosa non si discute. Del tabacco, sì. E tabacco sia, per me è del tutto indifferente. Allora, gentili signori, propongo di rapportarsi alla mia presente conferenza con la dovuta serietà, altrimenti non se ne caverà nulla. Chi fosse spaventato da un'arida conferenza scientifica, chi non apprezzasse, può ascoltarla e uscire. Chiedo particolare attenzione ai signori medici qui presenti, che potranno trarre dalla mia conferenza molte indicazioni utili, visto che il tabacco, oltre alle sue nefaste influenze, viene usato anche in medicina. Per esempio, se si chiudesse una mosca in una tabacchiera, probabilmente creperebbe di esaurimento nervoso. Il tabacco è essenzialmente una pianta. Quando tengo una conferenza di solito tossisco, ma loro facciano caso, è l'emozione. Sono una persona molto nervosa parlando in generale, ma a tossire ho cominciato nel 1889, il 13 settembre, lo stesso giorno in cui la mia moglie nacque, in un certo senso, la nostra quarta figlia, Barbara. Tutte le mie figlie sono nate il 13 del mese. Comunque, considerando il poco tempo a disposizione, non esuleremo dal tema della conferenza. Devo far loro notare che mia moglie dirige una scuola di musica, è un pensionato privato, voglio dire, non un pensionato proprio, ma qualcosa di simile. Parlando fra di noi, mia moglie ama piangere miseria, ma qualcosa da parte, 40 o 50 mila, invece non ho un copero, non un centesimo. Ma che vale guardarne? Nel pensionato io costituisco il responsabile dell'economia domestica, penso alle provviste, controllo la servitù, annoto le spese, preparo i quaderni, stanco le pulci, porto a cassa a spasso il cane di mia moglie e do la caccia ai topi. Ieri sera era di mia competenza consegnare la farina e il burro alla cuoca dal momento che erano in programma le frittelle. Ebbene, in poche parole oggi, quando le frittelle erano già pronte, mia moglie è venuta in cucina a dire che tre educande non avrebbero mangiate perché gli servono gonfiate le ghiandole. E così. È risultato che si erano preparate delle frittelle in eccesso. Che cosa ordinate di fare, domando?
Mia moglie in principio ha ordinato che fossero portate in cantina, poi pensa e ripensa e dice: mandale tu per le pittelle, spaventapasseri! Quando è di cattivo umore mi chiama così, spaventapasseri, o aspite, o Satana. Ma che Satana sarò mai io? Lei è sempre di cattivo umore. E io non l'ho mangiate. Bensì inghiottite, sì, senza masticare, dal momento che ho sempre fame. Ieri, per esempio, non mi ha fatto pranzare. Dai, da mangiare a te, spaventa passa, gli dice, non è il caso. Davvero, abbiamo parlato un po' a Wander e ci siamo allontanati dal nostro tempo e dal nostro tema. Continuiamo. A proposito, ho dimenticato di dire loro che nella scuola di musica di mia moglie, oltre all'economia domestica e di mia competenza all'insegnamento della matematica, della fisica, della chimica, della geografia, della storia, del solfeggio e della letteratura, eccetera. Per la danza e il canto e il disegno, mia moglie percepisce un pagamento a parte, sebbene danza e canto gli insegni io. Per informazione, la nostra scuola si trova nel vicolo dei cinque cani, al numero 13. Forse è per questo che la mia vita è così piena di disgrazie, perché abitiamo al numero 13. Anche le mie figlie sono nate il giorno 13. E in casa nostra ci sono 13 finestre. Beh, che facci. Per prendere conto con mia moglie, la si trova in casa in qualunque momento, mentre il programma dello sport, se vi interessa, è in vendita dal portiere, a 30 copechi la copia. Se qualcuno è interessato, posso provvedere io, 30 copechi la copia. Chi le vuole? Nessuno le vuole? Su, signori, 20 copechi! Peccato. Già. La casa numero 13. Non mi riesce niente. Sono invecchiato, vincito udito. Adesso sto facendo la conferenza, l'aspetto a Lido, ma dentro avrei voglia di gridare a tutta voce. Devi volare via, chissà dove, al di là dei tre mari. E non mi posso sfogare con nessuno. Ho perfino voglia di piangere. E loro diranno le figlie. Quali figlie? Io parlo con loro, quelle non fanno che ridere. Mia moglie ha 7 figlie, no? No, chiedo scusa, devono essere 6. 7. La maggiore Anna ha 27 anni, la minore 17. Gentili signori. Gentili signori. Sono infelice. Mi sono abbandonato alle sciocchezze, alla miseria, ma in fondo loro vedono in me il più felice dei padri, e in fondo deve essere così, e io non mi azzarderò a dire altrimenti, no? Se loro soltanto sapessero. Ho passato con mia moglie 33 anni, posso dire sono stati i migliori anni della mia vita, beh, non proprio i migliori, così in generale. Sono trascorsi, è così, per farla breve, in un felice istante, per quanto mi riguarda, che diavolo se li porti. Comunque lei a quanto pare non è ancora arrivata. Non è qui e si può dire qualunque cosa si voglia. Io sono terrorizzato, terrorizzato quando lei mi guarda. Sì, dicevo, le mie figlie aspettano tanto a trovare marito, probabilmente perché sono timide e anche perché non vedono mai uomini. Mia moglie non vuole dare feste, ai pranzi non invita mai nessuno. È una dama molto rara, irosa, litigiosa, per questo da noi non viene mai nessuno. Ma posso confidarlo un segreto? Le figlie di mia moglie le si può vedere nelle occasioni di festa grande, dalla Lucia, la padre e nonna, quella stessa che soffre di reumatismi e che va in giro con quell'abito giallo a macchiette nero come se fosse in mano agli scarabaggi. Là, servono anche gli antipasti. E quando mia moglie non c'è, ci si concede anche questo. Devo far loro notare che io mi ubriaco con un solo bicchierino. E ciò mi mette l'animo in pace, ma mi procura una gran tristezza che non riesco a esprimere a parole, no? Mi tornano in mente, chissà
Che poi, gli anni giovanili, e le voglie di correre, se loro sapessero che voglia, correre sì, correre, lasciar perdere tutto e correre, senza voltarsi indietro. Dove? Non importa dove, purché si trova via, via da questa vita schifosa, volgare, meschina, che mi trasformi in un vecchio, penoso, stupidone, corre via da questa sciocca, misera, cattiva, cattiva, sì! Cattiva, mia moglie, che per 33 anni mi ha tormentato, corre via dalla musica, dalla cucina, dai soldi, mia moglie, da tutte queste sciocchezze volgari, e fermarsi. Fermarsi da qualche parte, lontano, lontano, in un campo, e starsene immobile, come un albero, come un palo, sì, come uno spaventapasseri, sì, sotto il cielo aperto, e tutta notte guardare la luna che sta quieta, splendente sopra di te, e dimenticare, dimenticare. Come vorrei non ricordare più nulla. Come vorrei strapparmi di dosso questo vecchio vestito a pietro, in cui 30 anni fa mi sono sposato, in cui regolarmente tengo conferenze a scopo benefico. Sono vecchio, io. Povero, penoso, come questo vestito con la sua schiena lisa e speracchiata. Non ho bisogno di niente, no. Sono superiore e più puro di tutto questo. Sono stato, sì, tempo fa, giovane, intelligente. Ho studiato all'università. Sognavo, sognavo. Mi consideravo un uomo. Adesso non ho bisogno di niente. Niente, niente, tranne un po' di piede, tranne la quiete. Ecco. Dietro le quinte c'è mia moglie, è arrivata e mi aspetta là. Il tempo è già passato. Se domanderà loro qualcosa, io prego di dirle che la conferenza ha avuto luogo, che la spaventa passa, cioè io, si è comportato dignitosamente. Sta guardando verso di me. Basandosi sul concetto che il tabacco contiene in sé un terribile veleno del quale ho appena parlato, non è opportuno fumare in nessuna circostanza, e mi permetto in un certo senso di sperare che questa mia conferenza sul danno del tabacco si manifesterà di qualche utilità. Ho finito. Dissi et animam levavi.